Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giugrini in questo nuovissimo episodio su Kena Bridge of Spirits. Vi ricordo come sempre ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete vedere il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like. Grazie come sempre a tutti per il supporto ragazzi. E per quanto riguarda il commento del giorno, mi è piaciuto veramente troppo quello di Claudio Clark che scrive Giocherina Bridge of the Chippy. Cioè, quindi regà, che c'è, no vabbè, non c'è niente da dire. Immaginavo che ti sarebbe piaciuto come fantasy, mi aspetto il commento finale a fine gioco. Per cui grazie anche a tutti gli altri ragazzi che hanno commentato, perché in diversi mi avete dato comunque diversi consigli anche per risolvere questo enigma qua. Angel ad esempio mi ha consigliato di acquistare un potenziamento che riguarda l'arco, perché in fondo i rot nel colpo dell'arco in modo da sparare una freccia potentissima che può fare bei danni. Quindi intanto grazie veramente a tutti ragazzi come sempre per i consigli e per il supporto e per tutto. E quindi eccoci qua di ritorno. Allora, quello che mi avete suggerito di fare intanto è di avvicinare questa piattaforma più insomma qua al muretto, ecco, al dislivello. E quello che mi avete insomma detto, che io non sapevo ragazzi, è che i rot possono spostare gli oggetti anche quando ci sto io sopra. Per cui questa cosa veramente non la sapevo, ho fatto veramente una grandissima scoperta. Oddio, l'autobus dei cipi, cioè veramente le cose top ragazzi. Forse sarebbe meglio, ok, dirgli di trasportare l'oggetto quando sto dall'altra parte. Ok, e ottimo, grazie ragazzi. Senza di voi questo non sarebbe stato probabilmente possibile, perché appunto non ero a conoscenza di questa cosa. Insomma, potevamo utilizzare i rot anche come trasporto speciale. Per cui adesso sinceramente, dopo la volta scorsa ragazzi, sapete benissimo quello che è successo, sono un pochettino ammazza, mi sono rotta le ginocchia, un pochettino timorosa, e temo che questa sarà una zona abbastanza di dar culo. Eccola, ottimo, incominciamo proprio bene, veramente benissimo. Sbaglio, questo è uguale, è praticamente uguale quello che mi ha fatto smadonnare la volta scorsa. Mi sa che non sbaglio. La fessa tesoreta, mamma mia, ottimo raga, oggi incominciamo proprio alla grandissima. Allora, almeno qua, se non sbaglio, ci dovrebbe essere almeno un fiore per curarsi. Per cui proprio avevo bisogno di un secondo per capire un attimino com'è la situa. Allora aspetta, non dovrebbe essere troppo complicato, basta stare un po' attenti. Aia, mi scordo sempre. Ah! Minchia, Boni, dovete stare fermi. Mi stavo andando a curare, mi potevate dare un attimino per risolvere la situazione, invece no. Con calma si può fare. Ah, porca di quella miseria. Dio. Aspetta, va, fammi cura. Ah, là, nel dubbio. Comunque questo lo potevo fare fuori dall'inizio e chiaramente me lo sono portato appresso fino alla fine. Sono genio pure io. Oh, ci sono quasi. Buono. Ah, ma mo arriva... Mi sa che saranno cazzi da cacare pure oggi, ragazzi. Scusate il termine, ma a saperlo non usavo. Cos'è successo? Sei cambiata troppo in fretta. A saperlo non usavo la roba curativa all'inizio. Ce l'ho, ok. Io non ho il coraggio di avvicinarmi a questo coso, raga. Devo usare lo stesso attacco che ho usato con quell'altro. Ecco qua. Era prevedibile ragazzi. Allora, adesso che lo so almeno, cioè capito, te fanno sembrare che hai fatto la cosa incredibile al primo round, e invece puoi andare bello che a quel paese in pratica. Allora facciamo subito fuori quei cosi, cerchiamo di non fare troppi danni adesso. Bam. Oh, questa tecnica mi piace raga. Ecco, a meno che non mi faccio colpi come un pollo. Lì poi sono proprio altre questioni. Ok. Ok, primo round andato. Direi di farci curare. Bisogna avere pazienza se si vuole evitare di fare il disastro che ho fatto la volta scorsa. Io come sempre ragazzi vi chiedo scusa se non parlo, ma immaginerete che voglio cercare di mantenere la massima concentrazione possibile, perché davvero non voglio che succeda la stessa cosa che è successa la volta scorsa ragazzi. Perché cioè, sono stata a registrare 2 ore regà, e avete potuto ben vedere che è uscito un video di appena 37 minuti. Quindi voglio evitare di fare troppe cose sconsiderate.
Ok, ok, sono riuscita a colpire una delle sue pietre preziose, chiamiamole così. Allora, posso usare i rot, fermi. Oddio, ecco, però, se magari sto attenta... raga, sono nella merda. No. Ok. Prima fase, non ho subito troppi danni, ma meglio intanto curarsi. Provo intanto a colpirlo così come posso. Oh! Minchia, raga. Cazzo, stardo maledetto. Cadi. Cadi. No! Oddio, raga. Per un errore così stupido. No. Cero, cazzarola, cero. Per tanto, cioè per la distrazione all'ultimo, raga, che m'ha preso. Ok, ragazzi, prima fase finita in perfect, diciamo così. Sono riuscita a non farmi colpire. Mo' concentrazione massima. Ok, raga, oggi sicuramente non ci sono stata un'ora e mezza, per fortuna o non lo so, per abilità, voglio dire un minimo. Ragazzi, bisogna un attimo capire come funziona il boss, gli attacchi che ha, insomma, e regolarsi di conseguenza, quindi sono contenta, ecco, di esserci riuscita in meno tempo, insomma, in minor tempo rispetto a quello che ci ho impiegato la scorsa volta, che è stato veramente grevissimo, ragazzi. Allora, qua sopra che abbiamo nel frattempo, prima di... Ok, prima di procedere. Amore. Amore, uno dei piccolini, uno dei cipini. Eccolo qua, un altro cipi che si aggiunge alla nostra ciurma di cipi. Ottimo, almeno sono riuscita a trovare un altro rot. Quindi, adesso penso che potremo... Eh sì, penso proprio che potremo allora andare a parlare con la nostra amica che ci sta aspettando qua, perché me sa proprio, regà, che siamo riusciti a sbloccare il pidocchio gigante. Allora, i piccoli se la sono meritata, una ricompensa? Assolutamente sì, per cui mangiate liberamente e vediamo. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. Ok. But he became so much more. It's no surprise the dearest spirit has latched onto him. Ok, quindi si è aggrappato chiaramente a un qualcosa che era estremamente importante per loro. Questo mi sembra alquanto chiaro. Allora, qua ragazzi ci sono altre pietre che luccicano. Per cui direi di dare un'occhiatina. Ah, così. Tac. Ah, mi serviva la super goccia.
Stop, piccolini, ci serve qua, esattamente qua, tac. Ok, così potremo dare una ripulita. Dove però? In effetti, non lo so, vabbè. Ecco qua, allora se usiamo i rot. Ma è questo che voglio. Ma dai, ma hanno il potere di far fiorire le cose. Che cosa figa, bellissima sta roba, dai. Vabbè, allora, qua intorno, ragazzi, non mi sembra ci siano cose da ripulire. Per cui sono frutti da far mangiare ai piccolini. Allora, intanto, visto che siamo qua, ragazzi, questa appunto era la freccia di cui parlava Angel, quindi freccia intrisa di rot. Premi quadrato mentre estrai l'arco perché era una freccia intrisa di rot. Quindi non solo ne colpirà uno, ma ne colpirà diversi, quindi direi di sbloccare questo potenziamento. Mi dovrò solo ricordare comunque di premere quadrato quando mi servirà, quindi all'occorrenza. Ah, questo, ragazzi, direi di usarlo comunque. Kina può scagliare 5 frecce prima che l'arco degli spiriti debba essere ricaricato, quindi sblocchiamo pure questo. Adesso che i piccolini hanno finito di mangiare, mi sa proprio, allora, che non dovrò scendere da qui perché sennò probabilmente mi romperò l'osso del collo. Quindi è qui che dobbiamo tornare. Quindi torniamo indietro e andiamo a vedere, ragazzi, di sbloccare il pidocchione che è al centro del villaggio, che ha intriso la terra di schifo. Ed eccoci qua, ragazzi. Allora, vediamo cosa ha da dirci lei. Let's clear this corruption off him. Esatto, liberiamolo e diamogli, raga, una bella ripulita. Ammappete. Wow. Ok, vediamo cosa succede. Rufus, you're okay. I can't believe it. Ma che bello! Easy there, old friend. I'm happy to see you too. Ma che bello! È come un mega cucciolo. This is Kena. She's here to help Adira. He may look rough. Ok, abbiamo sbloccato di regola uno dei ricordi. Rufus here is still chugging along. Let's go find another relic. Ok, quindi intanto ne abbiamo raccolta una. Reliquia scoperta, quella del bue. E ci sta. Cerca nella fucina la seconda reliquia di Adira. Quindi dobbiamo andare proprio da tutt'altra parte. L'ingresso è qua, quindi ce lo indica qua. Solo che il nostro obiettivo sarà di qua. Guardate i funghetti per i cipini. Comunque questo bue di pietra è meraviglioso. Veramente uno spettacolo per gli occhi, ragazzi. Allora, cioè, ragazzi, sapete che questo gioco, è vero, mi sta piacendo. Ti fa sudare la storia, perché comunque non è tipo un Dark Souls dove sai, magari, sapete, magari comunque la storia un po' te la devi scoprire tu, no un po', cioè te la devi scoprire tu, tutta la lore, no, comunque la devi leggere, i vari oggetti, eccetera, eccetera, quindi non è che ti raccontano la storia direttamente. Qua invece sì, comunque gli eventi sono espliciti, le cose che succedono, però, cazzarola, te lo fanno sudare, Ti fanno sudare, sì, allora dovrebbe essere il posto giusto visto che ci stanno questi rompi maroni. Ah, proviamo quello intriso di rot, ragazzi. Pam! Andiamoci un attimo di prepotenza perché sennò qua possiamo aspettare 30 anni. E via un altro. Oddio, da dove sei uscito te? Ecco fatto. A posto. Prendiamoci i dindi che ci spettano. Allora, qui dice l'ingresso, ma forse devo scendere da qua probabilmente. Vediamo un po', perché a volte pure la mappa, ragazzi, faccio un po' fatica a interpretarla chiaramente. Ok. Soldini, dindini, quando da, dindini, quando da, quando i dindi, quando i dindi. Ho rifatto tutto il giro. Dov'è l'ingresso? Dov'è? Ah, mannaggia a me. Allora, intanto prendiamo questi. Altri dindi. Chiaramente abbiamo scoperto un altro carrello dei cappelli.
Visto che ci stiamo, direi di dare uno sguardino. Non è che mi sono persa qualche cappellino, no. No, allora, mi sa che ce li abbiamo tutti per adesso i cappelli, quindi non è lì il problema. Il problema è dove cazzarola sta l'ingresso. Minchia, raga, pure io devo dormire però, dormo proprio. Allora, ragazzi, lì c'è un fiore che chiaramente prima non avevo notato, per cui, ok, dovremmo... No, no, non ci siamo manco vicini, ma forse... è di qua la strada che ci serve, quindi... Allora, apriamo intanto qui e... Ok, ragazzi, cibatevi! Forza e coraggio, probabilmente sta goccia ci serve per aprirci la strada là fuori, quindi... Spostate pure questo oggetto fuori dei piedi. Grazie, ragazzi, siete stati veramente gentilissimi pure in questo caso. Per cui prendete la goccia. Il punto adesso... Ah, è metterla qua, ecco, era tanto semplice. Quindi la potete smollare qui. Probabilmente l'ingresso è questo, credo, forse chiuso qua da vari pidocchi. No, non mi di... sono rimasti bloccati. Ok, minchia, ragazzi, cioè è possibile che vi devo indicare passo passo? Mannaggia la miseria, forza cipini, su! Qua nel fiore, qui. Ok, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Per cui, adesso, vediamo di ripulire tutta sta merda. Ah, fateci passare, fateci entrare. Vediamo se c'è altro schifo da pulire qua dentro. Cioè, perlomeno qua dentro non credo. Fermiamo un attimo il magico incantesimo. Apriamo il forziere, altri dindi, come se non ci fosse un domani. Altro forziere. Altro barile. Amori, oggi stanno a far pieno di frutta. De vitamina C. Qua dove siamo appena stati, perché farmi fa sto giro? Così a caso, perché? Io voglio solo sapere dov'è il dannato ingresso della fucina, mannaggia la miseria ladra. Vabbè, allora, qua in giro ce ne sta parecchio di pidocchiume, per cui, raga, vediamo di dare una ripulita. Magari l'ingresso della fucina verrà fuori. Oh, allora, qua... Oh, perfetto. Top. Mamma mia, oggi, raga, fra frutta e dindi, cioè, stiamo a far pieno di vitamina C e dei sordi. Diventeremo presto ricchi, anzi... siamo già ricchi, ricchi sfondati. Per cui allora andiamo di qua. Apriamo qui perché questo già avevo notato, questo ingresso così chiuso. E qua intorno c'è altro? Parrebbe di no, però tanto non è qua, cioè, che mi interessa. Fermo, perché dovrei andare verso lì? Amore cipino, era nascosto sotto la cassa, si era nascosto. Amore, con le sue zampette rosa, imborbidose. Ottimo. Veramente ottimo e splendido. Sono commossa, per cui... Allora, quello lo colpiamo. E tac, qua c'è altro. I cipini che si sono messi dentro i vasini. Vabbè, allora, qua pare non esserci altro, per cui niente, cioè... Niente, cioè, ho potuto soltanto esplorare un'altra casa. La domanda continua a sorgere spontanea. Ando cazzo sta l'ingresso della fucina? Ok, era di qua, mannaggia santa. Dovevo solo salire un altro po'. Ce l'ho fatta, dopo 3 ore. Ottimo. Wow. E uno, e due, e un, due, tre. Adesso saltenare il macigno. Porca miseria. Toppe. Ottimo. Grazie mille, Rufus, e grazie, Katz. Oh, mi ha detto di niente. Sta bene, sta bene. Va bene, certo. Non te preoccupare, ci penso io. Faccio tutto io. Come al solito del resto, poi tra l'altro. Benissimo, proseguiamo verso queste rotture di palle rosse. Come sempre. Bamme, 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 te. Bamme, bamme, bam. Pensavate di fermarmi? Pensano proprio di sì. Ah, questi che esplodono mi stanno proprio sulle palline, se proprio la devo dire tutta. Oddio. Ce n'era un altro che è esploso.
E io manco me ne sono accorta. Va benissimo. Quindi andiamo di qua. Procedemus. Come sempre, ragazzi. Guardate un po' che meraviglia. Cioè, incommentabile per quanto può essere bello. Ah, me devo calare. Così, semplicissimo. Whee, si scivola. Va bene. Io procedo, cioè non è che mi faccio tanti problemi. Basta che non ci sia un altro mini boss di quelli spaccanoci. A breve. Cosa c'è qua sotto, ragazzi? Che succede? Ah, un altro cipino nascosto. Sono tutti timidi. Amore, unisciti alla nostra ciurma. Amore, la nostra armata di cipini. E di rottini cipissimi. Procedemus. E di qua. Altre cose rosse laggiù. Ve vedo, ve vedo, ve vedo. Posso farle esplodere già. Me sa proprio di no. Eccala. Ah. Oh, la fessa de soreda. Le ho prese, ma proprio, regà, ma proprio... cioè, proprio de brutto, manca di poco, cioè, una mazzatina e va... No, 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 proprio... ah, sono durata manco 2 secondi, va benissimo, ragazzi. Gentilissimi. Ok, con calma, con calma. Ecco, sempre tutti nervosissimi. Non va bene, ragazzi, cioè dovete andarci un pochettino più serenamente. Vedete, poi tutto si risolve con la calma, lo dico sempre. Per cui, ciao Pidocchio. Vedi di sparire che è già ammorbato abbastanza questo posto, quindi. Allora, qua non c'è niente, non ci resta che uscire di qua. Ok, facciamo pure esplodere. Ah, papapam, 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 papapam. Come ci dovrei arrivare? Aia, la fessa, me so fatta schiacciata, brava imbecille. Le cose top, ragazzi. Succedono anche queste. È davvero, davvero bellissimo. È tutto molto, molto divertente. Aspetta, qua c'è, cioè, intanto ci posso arrivare da qua direttamente. Se imparassi a guardarmi un po' più intorno, magari avrei meno di questi problemi. Tipo farmi schiacciare come un pancake. Ok. Oh, mo sì. Ah, ecco, dove va in tempo la fissaccia. Ma tanto non ho problemi a lanciare un'altra bomba fin laggiù e poi me la lancio quassù. Ok. A posto, a posto. Allora, dove sono? Posso andare di qua o di là? Va bene, vado di qua. Mi è ispirato questa strada qua. Voglio andare di qua, non posso. Ah, sì, però se io lancio una bomba là sopra, cosa succede? Ah, ecco cosa succede. Top, che ci posso arrivare tranquillamente qua sopra. Vedete, era la strada giusta. Me lo sentivo che era la strada giusta. Spesso le sensazioni non sbagliano. Anzi, le mie sensazioni solitamente non sbagliano. Quindi devo seguire un pochettino di più l'istinto in sti casi. Bando a razionalità e a tutte queste cose qua. Noi ci fidiamo delle sensazioni. Ok. Facciamo così, facciamo colà. Cerchiamo di fare più in fretta possibile. Sì, adesso cadrò perché non so di preciso cosa fare, quindi... ok, devo fare questo, guarda. Ecco, adesso scade il tempo e mi sparo. Ok, perfetto. Oh, qua c'è una cosa per curarsi, ragazzi. Prepariamo la santa pazienza perché... Puzza, puzza tantissimo, lo sapevo io. È la verruca che c'è su... È la verruca che c'è sulle spalle. È puzza, tesoro. Cioè, dovresti farti vedere da un dermatologo, capisci? Anche perché quella pelle così dura, cioè... Può essere fonte di grossi problemi. Più che altro mi sembra alquanto lento. L'ho offeso, l'ho offeso e mi ha fatto male. L'ho offeso e mi ha fatto... Aia, non lo colpisco, questo è chiaro. Quindi manco al Pidocchio gli faccio niente. E quindi... Ah, c'è qualcosa che mi sfugge, ragazzi. Ah, proviamo... Aspetta, fermate. Manco con la bomba. Ah, aspetta, gli ho scoperto qualcosa. Gli ho scoperto dei punti deboli, credo. Ah, infatti, vedete, ok, altro che di dar culo. Mannaggia sti cosi.
Ok, minchia, raga. Vedete che gli sto togliendo la corazza, ragazzi. Ok, un altro nell'occhio. Adesso la testa dovrebbe essere di regola vulnerabile. Cioè, prova. Oddio, che sta succedendo? Ti rendiamo conto? Sì, che mi ha ucciso uno di quei così maledetti. Sì, certo che ci rendiamo conto. Va bene. Almeno adesso, cioè, perlomeno all'inizio, so cosa devo fare. Ok, e uno. Ok. Ma perché ci si devono mettere in mezzo? Sempre mette in mezzo sti cosi. E ok. Ah! Ma io non so, non ho notato se l'esplosione gli fa qualche danno. Qualcosina. Dio, che fa? Oh! Oh! Ok, aiuto! Aiuto! Oddio, curatemi! Curatemi, per favore! La fessa di tua sorella! Toglietevi! Oddio! Ci avrei giurato e te pareva, per colpa di sti cosi di merda! Ah! La fessa tesoreta. Aspetta, aspetta, aspetta. Lo potevo bloccare, cazzo. Aspetta. Oh, fermi. Ecco, oddio. Come colpisce. E bestemmio. Oddio. Oddio, toglietevi dal cazzo, cosetti maledetti. Ah! Fermi. 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 Oddio, un'altra volta. Oddio, un'altra volta. Oddio. Toglietevi dalle palle. Oh, mannaggia la cincia alle... No, raga, se muoio adesso bestemmio, ve lo dico. Ve lo dico. Ci sto, cazzo, ci sto. Sei. Seconda reliquia recuperata. Dai. Sì. Il martello. Il martello. Il rimpianto di Adira. Elimina la corruzione nelle grotte del nel cuore del villaggio. No, nelle grotte del cuore del villaggio, così si chiamano. Quindi l'ingresso è di qua. Ammazza. È bello lontano, ragazzi. Ah, finalmente! I Rot ora possono eseguire più azioni. Abbiamo un'azione Rot in più, ragazzi. Livello 3 raggiunto. Top, sono contenta. Allora, questo è vero, regà. Cioè, quando arriva il momento che riesci, no? Nell'intento di battere il boss, il mini boss, quello che è, te senti una grossa, grossissima soddisfazione. Certo, fa bestemmiare non poco, però... Ripeto, dà veramente una bella soddisfazione. Quindi adesso dovremmo tornare indietro, immagino. Ok, qua c'è la ragazza. Che mi dai? Potrebbe tornare utile, ma mi dai qualcosa o che? No, pensavo mi desse qualcosa, sinceramente. Vabbè, sti cazzi, andiamo. Dove hai lasciato Rufus? O mi dici altro? Adira stayed behind to help the village. Made her promise to move on without me if I didn't make it back. The villagers would need her help to build a new home. It must have been hard for her, not knowing my fate. Deve essere stata dura, sì. Mannaggia, mo sono proprio curiosa di vedere come farò a tornare lì sotto in 448 senza dovermi per forza ammazzare. Allora, di qua ci sono delle scale, per cui seguiamo le scale. Ci stanno portando appunto di sotto. Anche se qua, da quello che vedo, ci sono cose utili. E allora, probabilmente dovrò far passare i Rot di là. Non so perché, non mi chiedete il motivo, ma è così, probabilmente.
Boom! Cosa sta succedendo? Ah! Oh! Come sale il livello dell'acqua? Top! Quindi adesso chiaramente... Whee! Buttati che morbido! Mi posso buttare! Fantastico! Quindi intanto... Veniamo di qua perché probabilmente ci sarà qualcosa. Forse uno dei cipini. No, c'è solo uno scrigno che ci dà un po' di dindi e sempre fa comodo. Per cui adesso credo di dover andare da questa parte. Perfetto. Whee! Qua c'è altro, sembra di no. E oh, mi ho raccolto una porta spirituale e va benissimo. Però non è di qua che devo andare a quanto pare. La domanda sorge spontanea, perché farmi venire fino a qua? A caso? Forse era solo una stanza in più? Non lo so, mi sembra strano. Allora, proviamo ad andare da quest'altra parte. Là, raga, era un vicolo cieco, quindi non c'erano altre vie d'uscita. E di qua abbiamo un ascensore e comunque abbiamo anche questo, la curvatura. Direi di usare l'ascensore visto che ci siamo, anche perché curvature più vicine all'ingresso che ci interessa. Oddio, beh, quella là in fondo, forse aspettate, forse facciamo prima a viaggiare con questa, ragazzi. Viaggiare fin qui, fino al granaio di Rufus. Ok, allora adesso che siamo tornati qua, l'ingresso dovrebbe essere da qualche parte, dall'altra parte, scusate il gioco di parole. Quindi attraversiamo di qua intanto. Sempre se riuscirò a trovare facilmente la strada, ragazzi, perché a quanto pare mi è difficile anche solo questo, cioè trovare una strada. Sinceramente non so come faremo ad arrivare là sopra, ma trovo un modo per entrare. Cioè non è che te dice il come, il dove. Forse te dà un luogo un po' approssimativo. Minchia, raga, ma cioè dovete sta sempre, no, a rompe maroni. Ovviamente, cioè che domande. Che domande stupide. Ah, di solito quando ci stanno i nemici è perché è la strada giusta. Di solito. Ci stai ancora te? Ecco fatto. Quindi. Allora, qua ragazzi c'è uno di sti forzieri. Qua ci posso arrivare se mi arrampico. E... oh, qua c'è un altro cipino. Meno male che l'ho trovato, perché sennò sarebbe rimasto da solo, poverino, qua sopra. Amore, unisciti alla nostra truppa. Allora, questa dovrebbe essere la strada giusta, ragazzi. Non so se andare di qua. Sì, andiamo di qua, verso sinistra, chiaramente, perché sembra proprio l'ingresso di un'enorme grotta. Quindi è proprio il posto che ci serve. Abbiamo scoperto una nuova curvatura, quindi comunque potrebbe farci immensamente comodo. Ok, qualcosa mi dice che non sarà così facile. C'è qualcosa che bisogna fare, ma non so cosa, sinceramente. Allora, uno lo accendiamo. Ok, uno, poi due, e il terzo non lo so sinceramente, vediamo. Ah no, quello tra l'altro lo dovrei spostare così. Uno, due e tre, ok, perfetto, quindi bastava accendere questi due lati per poter poi accendere anche quello del mezzo, perfetto. Per fortuna sono riuscita a trovare senza troppe difficoltà l'ingresso delle grotte del centro del villaggio. Posto, direi, veramente mistico. Veramente molto bello. Come il resto. Il cuore del villaggio. Wow. Che spettacolo, raga. Ok,
ragazzi, allora oggi sono riuscita a fare direi più progressi di quelli che speravo a inizio video e... ma sono contenta, ecco, sono contenta perché quello che sto cercando di capire, ragazzi, è un attimino come sfruttare al meglio le tecniche, anche se chiaramente non le uso tutte, per esempio la tecnica del parry eccetera eccetera, perché preferisco avere un approccio un pochettino, diciamo, un po' più alla lontana e poi aggredire, un po' più alla lontana e poi aggredire. Fino ad ora diciamo che ha servito abbastanza, ma so che sicuramente magari con un boss che troveremo più avanti forse non basterà, quindi come sempre cercherò di dare il meglio che posso dare. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!